grande ambiente al Prater di Vienna, 50.000 spettatori, e l'Austria di Salisburgo accompagnata dal tifo di tutta intera l'Austria. L'Inter, che viene da una stagione per molti versi sfortunata, addirittura non è ancora certa della salvezza, 90 minuti dalla conclusione del campionato di Serie A, ha la grande opportunità di salvare la stagione vincendo questa competizione, la Coppa UEFA. Circa 6-7 mila tifosi dell'Inter, si gioca in un chiasso assordante. Vi do subito le formazioni delle squadre. L'Inter gioca con Zenga, Antonio Paganini e Orlando, Jonk, Bercomi e Battistini, Bianchi, Manicone, Berti, Bergkamp e Sosa. I giocatori dell'Austria di Salisburgo sono in campo con Konrad, Leiner e Weber, Winkelhofer, Furstaller e Aigner, Hammerhauser, Hartner, Marchigno, Pfeifenberger e Stadler. La direzione dell'incontro è di Jensen, danese. Si gioca in un clima assordante ed è Weber che effettua questa lunga battuta per l'inserimento di Aigner in posizione di ala sinistra. Aigner sul suo cross interviene pericolosamente Hammerhauser, occasione gol per l'Austria di Salisburgo con Hammerhauser che ben impeccato da sinistra, vedete, batte a rete da posizione vantaggiosa, palla che supera la traversa. Salisburgo è arrivata a questa finale in maniera sorprendente, eliminando anche formazioni quotate, in particolare le due squadre tedesche. Tanto c'è questa iniziativa da parte di Aigner ancora, che termina a terra in area di rigore a giudizio dei sostenitori austriaci, e c'è ammonizione ora per Bianchi. Bianchi non era stato ammonito, vediamo l'azione, Bianchi giù e il fallo è fuori dell'area, ha visto bene l'arbitro Jensen. Tuttavia Aigner si è già reso promotore di alcune iniziative particolarmente insidiose sulla sinistra e ora il Salisburgo fruisce di questo calcio di punizione. Due ammonizioni già a Bianchi e a Pfeifenberger. Marchigno sulla barriera, avanzatissimo, Weber lancia ancora in profondità, lo scatto dello stesso brasiliano Marchigno, ma di fronte Bianchi trova il tempo e lo spazio per il traversone, c'è il colpo di testa che si spegne direttamente a fondo campo, ma fin da queste prime battute, siamo al 12° del primo tempo, il Salisburgo dimostra di essere formazione molto compatta, tecnicamente i suoi giocatori non valgono quelli dell'Inter, ma fanno dell'agonismo, della determinazione e della volontà le loro armi migliori. Sono evitando contropiede dell'Inter, Bergkamp, la combinazione con Sosa, attende rinforzi Sosa, sbaglia per il tocco, Marchigno mette in movimento Stadler in posizione di ala sinistra, lo fronteggia Bergomi, Stadler in area, il dribbling, parte il traversone, Zenga e la palla è deviata da Antonio Paganin in calcio d'angolo. Ora mi dicono che probabilmente il microfono è stato attivato, ma io continuo al telefono almeno per descrivere questo calcio d'angolo, anzi si tratta di semplice rimessa con le mani. Ecco Bergkamp tenta di farsi luce, la combinazione è con Ruben Sosa, palla ancora per Bergkamp, si gira bene l'olandese, la palla è affidata a Berti, la cui conclusione è ribattuta poi Ruben Sosa da distanza ravvicinata ma da posizione irregolare. Bergomi, ora Bianchi di controbalzo per un Bergkamp che si muove abbastanza bene in controtempo. Sosa viene anticipato da Furstaller, lo attacca alle spalle, commette fallo. 24 minuti di gioco nel corso del primo tempo al Prater di Vienna, 0-0 fra Inter e Salisburgo. È la terza partita di Coppa che il Salisburgo gioca qui al Prater di Vienna, essendo lo stadio della città di Salisburgo. Hartner largo su Winkelhofer.
va Winkelhofer, batte il suo cross, attenzione, colpo di testa di Pfeifenberger e palla fuori di pochissimo. Altra azione molto pericolosa, Pfeifenberger ha colpito il cross di Winkelhofer, vedete la sua buona elevazione, la palla che termina a fondo campo, 26 minuti, 0-0, finale d'andata di Coppa UEFA. Bergomi prolunga all'indietro, Battistini sorveglia, Zenga controlla, Aigner, Manicone, nuovamente Aigner, ora Artner, quindi Pfeifenberger mobilissimo in profondità su Marchigno, colpo di tacco, Pfeifenberger, rinvio buono di Battistini, ma attacca in forza ancora il Salisburgo con Artner, quindi con Marchigno, su Marchigno c'è Berti, dribbling di Marchigno, palla dentro e ancora Pfeifenberger a tu per tu con Zenga, alza sopra la traversa, 0-0, ma grandi rischi per l'Inter. Rivediamo l'iniziativa di Marchigno, il suo suggerimento e la battuta di Pfeifenberger, alta. Quattro minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Intanto è Bergkamp che ha subito fallo da Lainer, interrompe il gioco l'arbitro Jensen, danese, comanda il calcio di punizione. Batte Sosa e il pallone termina in gol, gol di Berti, Berti ha segnato per l'Inter al 35esimo del primo tempo, gol di Nicola Berti, vedete a girare da posizione angolata in rete, un pallone che il portiere Konrad non riesce a controllare, rivediamo ancora il buon controllo di Bergkamp che resiste all'attacco dell'avversario e batte sul palo più lontano fuori dalla portata del portiere Konrad, Inter in vantaggio al 35esimo. Buono ancora Manicone in profondità per lo scatto di Ruben Sosa, ha la palla sul destro, si ferma, tenta di farla filtrare per Manicone, poi il rilancio è impreciso dei difensori bianchi, mette ancora in mezzo, è Berti che recupera il pallone in collaborazione con Manicone, va Manicone, prova il tiro e il tiro è molto ben calibrato, solo di poco alto. Applausi. Ora l'Inter tenta di mantenere il possesso del pallone largo su Bianchi, Bianchi verticalizza dove però non ci sono compagni, ma sbaglia il rilancio Weber, poi va alla caccia del pallone, lo perde sull'attacco di Bergkamp, il cui suggerimento è per Jonk, Jonk per Sosa, sinistro, palo clamoroso, grande azione dell'Inter, Ruben Sosa coglie l'incrocio dei pali. Splendida azione da parte dell'Inter sulla quale l'arbitro Jensen manda le due squadre negli spogliatoi, vediamo la sassata tremenda di Sosa che coglie proprio il 7 a portiere battutissimo e l'Inter sfiora addirittura il doppio vantaggio prima di andare al riposo. Visto com'era cominciata la partita, davvero c'è da essere contenti del risultato finora maturato, Inter in vantaggio di un gol, ma soprattutto Inter che nella fase finale del primo tempo si è dimostrata padrona assoluta del campo. Vediamo e rivediamo la conclusione di Ruben Sosa con Konrad assolutamente impossibilitato a intervenire, palla sull'incrocio dei pali. Ancora 45 minuti di gioco, dunque da vivere con grande intensità e passione, vedremo se l'Austria Salisburgo ha saputo recuperare determinazione e convinzione durante l'intervallo. Intanto c'è questo lancio in profondità per l'inserimento di Winkelhofer che lavora il pallone su Orlando e guadagna un calcio di punizione.
Ecco il nuovo entrato, si tratta di Muzek, il suo lancio in profondità, il fallo di Bianchi, attenzione, Bianchi era già stato ammonito nel corso del primo tempo e c'è espulsione. Espulsione per Bianchi e Inter che deve giocare praticamente tutto il secondo tempo in 10 contro 11. Bianchi alla seconda ammonizione nel corso di questa stessa partita. Vedete, per questo fallo su Aigner si merita un secondo cartellino giallo, forse un po' severo, da parte dell'arbitro Jensen, e l'Inter è in 10 contro 11. Davvero non ci voleva l'espulsione di Bianchi. Intanto a sorpresa batte Sosa per Bergkamp. Parte il cross, Berti, viene anticipato in calcio d'angolo al momento della conclusione. Ottima anche questa iniziativa da parte degli interisti con il grintosissimo Nicola Berti, vedete che si proietta in profondità e viene millimetricamente anticipato da Hartner in calcio d'angolo. Ora sale altissimo l'urlo. Salzburg, Weber. Parte sua traversione, pericolo in area, la conclusione da parte di Muzek con deviazione, nuovo calcio d'angolo. Gran tiro da parte di Muzek, il nuovo entrato, vedete il cross di Weber. Questi è Muzek che tira ed è Battistini che devia in angolo. Lo stesso Muzek dalla bandierina e ancora mette fuori Battistini. Intanto siamo giunti al 38esimo del secondo tempo e il risultato vede sempre l'Inter in vantaggio per 1-0. Ed è un risultato preziosissimo. Per l'Inter era importante superare questa gara d'andata e magari segnando un gol, operazione fino a questo momento riuscita, e Zenga che ha mantenuto la propria porta inviolata. Orlando, Ferri, Jonk, Berti, Bergkamp, Jonk, tiro e palla che termina fuori di un soffio, e azione gol dell'Inter con Wim Jonk. Davvero una buona combinazione questa, vedete Bergkamp che dà al suo connazionale, il quale si sposta un po' sulla sinistra, è costretto a battere con il piede che non gli è congeniale, però calibra molto bene verso il paletto più lontano, la palla termina fuori di un niente. Non lo molla Orlando, passaggio per il portiere Konrad che effettua il rilancio, trovando libero a centrocampo Marchigno, e poi c'è la conclusione di Pfeifenberger, buon suggerimento di Marchigno per Pfeifenberger, e conclusione fuori con la grinta di Zenga che se la prende con i compagni che nella circostanza hanno lasciato un po' di libertà agli avversari, una delle poche occasioni in cui hanno potuto andare al tiro gli austriaci con una certa libertà. Jonk è stato fermato da Hartner, il tempo è scaduto, si gioca il recupero al Prater, l'Inter sta vincendo per 1-0 con l'Austria di Salisburgo, questa finale d'andata di Coppa UEFA. Ed ecco il fischio finale del signor Jensen che sanziona la vittoria dei nerazzurri per 1-0.